Un successo annunciato, quello della festa del Fagiano e della Fragola, che è andata in scena nel parco del Fagiano del Fenile. Sono ben 12.000 le persone che vi sono transitate nei 4 giorni. Una delle sagre più amate e sentite dalla comunità, che si era persa nel tempo, ma che grazie alla volontà della Fondazione Canti di Montevecchio, che ha riportato il parco agli antichi splendori, è ritornata prepotentemente ad essere una protagonista delle estati fanesi. Dal primo anno noi eravamo un po' indecisi anche nella preparazione in tutto, però ho detto abbiamo fiducia, dico se c'è tempo da mangiare sicuramente non sbaglia, perché sono degli ottimi cuochi quelli della cooperativa 4 quarti. Perciò dico, se c'è tempo, c'è da mangiare buono, c'è le buone orchestre, sicuramente la festa riesce. Col primo anno è andata bene, l'anno scorso è andata benissimo e quest'anno sotto gli occhi di tutti che va tanto bene, insomma. La formula originaria è rimasta invariata anche nella versione attuale, una cucina e una ricetta per degustare il fagiano assolutamente strepitosa e poi naturalmente un contorno di musica, grandi orchestre e divertimento per ogni età, grazie all'impegno di tutti volontari dell'associazione 4 quarti. Noi ce la mettiamo tutta, io voglio rivolgere un saluto a tutti quanti dall'associazione 4 quarti, ma soprattutto ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a far sì che questa festa sia una grande festa, e ringrazio con un caloroso abbraccio tutti gli sponsor che sono quelli che ci permettono di realizzare certe cose.